Bentornati su Non aprite questo blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare la recensione di Mandy. Explode from within. Strange and eternal. Film del 2018 diretto da Panos Cosmatos. Allora, nel cast troviamo, vabbè, Nicolas Cage, e poi parliamo di Nicolas Cage, Andrea Riseborough, cazzo quanto sono difficili, che veramente, ragazzi, è una donna stramba, una bellezza molto particolare. Poi c'è questo attore che si chiama Linus Roche, credo, che ho già visto in altri film, che a me piace perché la sua faccia è strana. Dov'è che l'ho visto? Ah sì, mi sembra che faccia una parte in Vikings e mi piace quell'attore lì, non so perché, una faccia... vabbè, poi ci arriviamo. E poi c'è anche Richard Brake, che è il villain di 31, quello di Rob Zombie. Allora, Mandy di cosa parla? Ci sono Red Miller e Mandy Bloom, che sono una coppia. Lui è un boscaiolo, lei è una fancazzista, è appassionata di libri fantasy, lui lavora, lei sta a casa, fa un cazzo. No, lei non è vero che non fa un cazzo, lavora in un negozietto. Adesso sto ricordando. Lei viene notata una sera da Geremia, che è un pazzo che ha una setta di pazzi che lo seguono, e insomma lui si fissa su di lei, la vuole, vanno a casa loro, li rapiscono e poi succederà il finimondo. Nicolas Cage nei film horror, adesso che mi viene in mente c'è Mom and Dad, un altro film horror che non ho ancora visto, che vede praticamente tutti i genitori impazzire e desiderare di uccidere i propri figli. L'idea mi sembra molto carina. Ecco, torna con un horror, ma non solo, è già in previsione un horror con Nicolas Cage ispirato a un racconto di Lovecraft. Insomma, questo Lovecraft ispira tantissimo il cinema, non c'è un cazzo da dire. Allora, il film che farà sarà ispirato dal colore che viene dallo spazio, di cui esistono già due film, mi sembra. La cosa veramente figa è che questo terzo film sarà diretto da Richard Stanley, che è un pazzoide, è un regista che ha fatto pochissimi film, ma ha fatto Hardware, metallo pesante, del 1999, che è un film che in realtà io ho scoperto da poco, non sapevo neanche l'esistenza, ed è un film, non è un film horror, è un film di fantascienza davvero davvero figo, davvero interessante. Ci sono dei momenti horror, però comunque in generale è un film di fantascienza ed è un film stupendo, ragazzi. Lui è strano, è pazzo, secondo me c'ha delle stranezze questo regista, quindi è fantastico. Lovecraft, Richard Stanley e Nicolas Cage, insomma tre folli in un unico progetto. Ringraziamo sempre questa fonte di ispirazione che è Lovecraft e continuiamo a parlare di Mandy. Insomma, sulla storia mi voglio fermare perché non voglio spoilerare nulla. Il film, ragazzi, è girato veramente veramente bene. È una masturbazione per la retina, è una celebrazione del colore, è una celebrazione dell'universo. Ci sono delle scene di paesaggi veramente molto molto fighe. Io ho visto il Blu-ray con un televisore 4K e è veramente un trip, è un trip incredibile. È un trip anche lo stile in cui viene girato il film, perché è molto allucinogeno, è violentissimo, succedono delle cose che vorrei tanto dirvi ma non ve le dico perché ve lo dovete vedere. È molto videoclipposo, è quasi videoarte. Nicolas Cage è un attore che io amo, fa anche delle cacate, fa anche delle prove non degne di nota, ma mi è piaciuto molto in Face Off. E questo film qua ricorda tantissimo l'interpretazione che Nicolas Cage fece in Face Off, perché lui è molto bravo a fare il pazzoide e lì ci sono delle scene, e qua, anche qua, lui a un certo punto va fuori di testa e lui sembra uno fuori di testa, ma il film è veramente veramente potente. C'è da dire che la trama è abbastanza banale e lineare, non è una cosa molto originale e articolata, però è un ottimo film. C'è chi lo osanna come film dell'anno, uno dei film dell'anno. Potrebbe essere uno dei film dell'anno, sì, diciamo che però comunque non è tra i migliori film dell'anno. È un buon film, è un bel film da avere sicuramente in collezione. Se ve lo descrivo sembra il film dell'anno, nel senso che lui effettivamente, da un punto di vista tecnico, espressivo, di uso dello strumento cinematografico, Cosmatos è un anarchico totale, non rispetta nessun tipo di consuetudine, fa quello che vuole, è totalmente anarchico, non gliene frega niente. A un certo punto usa anche delle animazioni
animazioni bellissime, integrate perfettamente. Il sound design è uno strumento comunicativo e narrativo alla stregua delle immagini visive che vi scorrono davanti. C'è un uso multiplo di tecniche, tutte usate in maniera magistrale. C'è anche una parte che ho trovato molto fanservice, è bella però, nel senso mi è piaciuta una specie di citazione dei supplizianti. Ci sono questi esseri, no ma sono fighi perché sono diversi, sono un'altra cosa, però sono degli esseri che sembrano dei supplizianti ma su delle motociclette, e quella mi è sembrata molto una specie di tributo. E poi ci sono tanti dettagli interessanti, non a caso. Insomma, è un bel trip. Dal mio punto di vista non è un film indimenticabile, perché comunque non ho trovato la trama molto profonda. Però devo dire che è emozionante, sono emozioni molto brutte. Brutte nel senso buono, sono angoscia, tristezza, ci sono delle scene molto tristi, bellissime scene di violenza, bellissime scene di combattimenti, cose veramente belle. Un capolavoro visivo, un ottimo film approvato. Ma io spero di aver detto abbastanza su questo film senza spoilerare troppo. È passato un po' in sordina. È troppo violento, cattivo. È cattivo, c'ha quella crudeltà, quella spietatezza che nessuno ne vuole sentir parlare. È molto difficile promuovere film di questo tipo. Allora ragazzi, se avete visto Mandy, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, non spoilerate e mettete like al video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ah sì, no, volevo dire una cosa. L'attrice che fa Mandy è veramente molto carina, molto bella. Già dall'inizio ha questa cicatrice sulla faccia molto grossa, che ti mette, insomma, è veramente strano, è inquietante, ricorda un po' la Wendy di Shining, vagamente, molto, molto più carina della Wendy di Shining. È veramente un bel personaggio, anche gli altri sono bei personaggi. Questo è tutto dal canale Non Aprite Questo Blog, ci vediamo al prossimo video.